Eccoci qui, io spero che mi sentiate bene. Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio, sono le 14.36, manco dalla diretta da ormai molti giorni, sono stati giorni di aula estremamente intensi e infatti mi scuso per la lunga assenza, ma approfitto di questa pausa che c'è adesso in aula qui a Montecitorio per raccontarvi un po' quello che è successo in questi giorni. Naturalmente vi ricordo di condividere questa diretta se mi state vedendo appunto nel durante e invece sapete che poi dovreste vedere questo video più tardi dal sito ivanscalfarotto.it o dal canale YouTube o dalla pagina Facebook, potete condividere anche quella sempre pigiando la famosa freccetta che sapete appare in basso sulla destra. Che cosa è successo? Ma abbiamo avuto in aula questo provvedimento sulla prescrizione. Sapete che in realtà appunto è un provvedimento che partiva come provvedimento contro la corruzione, con delle norme sulla corruzione, un provvedimento al quale il Movimento 5 Stelle era molto affezionato. In sostanza, diciamo così, abbracciato al decreto sicurezza che invece si è intestato la Lega, in buona sostanza hanno portato questi due provvedimenti quasi in parallelo, uno vicinissimo agli interessi del Movimento 5 Stelle. Appunto questo sulla corruzione e quello invece sulla sicurezza, andato in parallelo prima al Senato e verrà da noi la prossima settimana, cominceremo a votarlo da lunedì. Però questo provvedimento appunto 5 Stelle sulla corruzione è diventato un po' un autobus sul quale il movimento ha fatto salire anche questo famoso tema della prescrizione. Sapete che esiste questo principio giuridico che stabilisce sulla base di quello che gli antichi chiamavano il favor rei, quindi il favore nei confronti dell'imputato, c'è un procedimento, diciamo un principio di civiltà giuridica che dice che un procedimento penale non può durare troppo a lungo, e cioè che un cittadino che è sottoposto a procedimento penale ha diritto di avere una risposta in un tempo ragionevole, perché il fatto di essere sotto processo è già una compressione dei suoi diritti di libertà. Che cosa ha cercato di fare il Movimento 5 Stelle? Cosa vuole fare il Movimento 5 Stelle? Vuole sostanzialmente che questa prescrizione si blocchi dopo il primo grado di giudizio. Tenete conto che già nella scorsa legislatura il nostro governo, col ministro Orlando, aveva allungato i termini di prescrizione per alcuni provvedimenti, per alcuni reati, in particolare molto gravi, appunto legati a, diciamo, a fatti contro, a reati cosiddetti contro la pubblica amministrazione. Che oggi hanno già termini di prescrizione molto, molto lunghi, ma appunto il Movimento 5 Stelle ha voluto dire no, dopo la sentenza di primo grado questa prescrizione sostanzialmente si blocca per sempre, così che prima di arrivare alla Cassazione possono passare anche molti, molti anni. In più, naturalmente, nel dibattito parlamentare, dentro questo provvedimento, che poi si è arricchito anche su norme legate alla vita interna dei partiti, 5 Stelle e la Lega hanno provato a infilarci un po' di tutto. Sottolineo che uno degli elementi, diciamo, degli elementi che si volevano inserire, che la Lega voleva inserire, uno degli emendamenti, già in commissione, era un emendamento per alleggerire la posizione di quei politici indagati per peculato, che sono presenti in molti partiti, in particolare nella Lega, a seguito della vicenda delle spese pazze nelle regioni, che forse ricorderete, le mutande verdi di Cota, per farvi un aggancio, diciamo così, mnemonico semplice. In particolare ci sono due esponenti della Lega che sono sotto indagine, sotto processo, che sono Molinari, che è il capogruppo della Lega qui alla Camera, e Rixi, che è un sottosegretario di Stato, credo, alle infrastrutture, se non vado errato, sì, genovese, lo conoscete perché ha seguito molto la vicenda del ponte. Già in commissione avevano provato quelli della Lega a introdurre un emendamento che avrebbe alleggerito la posizione di questi esponenti della Lega, appunto del governo. Ma scoperti dai miei colleghi, dai nostri colleghi democratici della Commissione Giustizia, avevano poi in tutta fretta ritirato l'emendamento perché ovviamente il Movimento 5 Stelle è stato, come dire, sgamato su questa norma, insomma, ha imposto, dopo la nostra denuncia, che l'emendamento fosse ritirato. Ma il melodramma c'è stato in realtà in aula, perché quando siamo arrivati in aula, più o meno lo stesso emendamento, cioè un emendamento di pari significato, è stato proposto da un deputato ex 5 Stelle, un avvocato che è stato espulso dal Movimento 5 Stelle perché si era scoperto che era massone, che si chiama Catello Vitiello, per gli amici Lello, e
che tra l'altro io conosco perché siamo insieme nella giunta per le autorizzazioni e devo dire che è anche una persona molto in gamba, cioè uno di qualità, espulso Movimento 5 Stelle adesso nel gruppo misto, e lui ha introdotto questo emendamento che si è votato a scrutinio segreto. E quindi che cosa è successo? Che c'erano già molte assenze nei banchi della Lega, perché già le votazioni che avevamo avuto con scrutinio palese erano, diciamo, avevano pochi voti di margine, 10, 12 voti di margine. Quando si è votato questo emendamento a scrutinio segreto, sono andati sotto. E sono andati sotto di brutto perché sono mancati, credo, una cinquantina di voti. Quindi sostanzialmente è possibile che quasi tutto il gruppo della Lega abbia votato per far passare questo emendamento che appunto alleggeriva la posizione di questi esponenti. E ovviamente c'è stato un melodramma vero e proprio, nel senso che io devo ammettere di aver esultato parecchio, perché se il governo va sotto in aula a scrutinio segreto, per un esponente dell'opposizione non ci può essere, diciamo così, una soddisfazione maggiore. E però ovviamente avreste dovuto vedere le facce. Già Fico, quando ha dovuto leggere il risultato della votazione, perché dovete sapere che quando si vota a scrutinio segreto, voi avete presente che noi di solito abbiamo le lucine verdi e rosse sul tabellone, quando si vota a scrutinio segreto le lucine si accendono tutte di blu, quindi tu non puoi vedere qual è il risultato del presidente che lo proclama, per cui Fico ha dovuto dire la Camera approva con una faccia cerea. E poi appunto c'è stato il tripudio in particolare di Forza Italia perché erano loro che avevano sostenuto quell'emendamento, ma insomma io devo dire mi sono unito ai festeggiamenti perché avere la soddisfazione di vedere Lega e 5 Stelle andare sotto, io pensavo che in questo quinquennio, diciamo in questa legislatura non avrei avuto questa gioia e invece ce l'ho avuta e capirete che non ho saputo trattenere il mio piacere, la mia felicità. E tra l'altro saluto il mio vicino di banco Piercarlo Padoan che si sta avvicinando, adesso ve lo faccio anche salutare, siamo in diretta Facebook. Saluti a tutti. Ecco, e dietro c'è il capogruppo del Rio. Adesso finiamo perché sta per iniziare la seduta e quindi facce ovviamente potete immaginare cere, sconvolte per questo risultato a sorpresa, che però ha segnato anche secondo me un momento politico molto grave, perché è evidente che se dopo 6 mesi di alleanza di governo si arriva già al punto di andare sotto così e quindi di tradire gli accordi di coalizione, questo vuol dire che l'accordo di coalizione non è così forte, che probabilmente insomma si andrà secondo me, a una resa dei conti, se non è su questo, su qualcos'altro sicuramente succederà. Il secondo fatto che voglio raccontarvi, appunto, a parte questa famosa votazione su questa norma, è che, come sapete, ieri è arrivata la notizia, che l'Unione Europea ha bocciato la nostra manovra. Quest'oggi alle ore 17 il Presidente del Consiglio, richiamato a viva voce da Graziano Del Rio, dal nostro capogruppo, verrà a raccontarci di questa vicenda e di quelle che sono le misure che l'Unione Europea intende prendere e soprattutto del corso dei nostri titoli di Stato. Sapete che lo spread è arrivato nei giorni scorsi fino a 335 punti. Tra l'altro Piercarlo Padoan qui accanto a me oggi sarà proprio lui a rispondere a nome del Partito Democratico, anche perché quello che dicono quelli di 5 Stelle è che come al solito la colpa è del PD. Adesso secondo me tutto ha un limite. Tra l'altro io sono intervenuto anche ieri per ricordare ai nostri amici che quello che dice l'Unione Europea è tutto il contrario, cioè che questa manovra inficia quelli che sono stati gli sforzi fatti negli scorsi anni per risanare la finanza pubblica e anche per rilanciare la crescita del paese. Comunque sentiremo oggi che cosa il Presidente del Consiglio ha da dirci e sentiremo naturalmente anche la risposta dell'onorevole La seduta è Padoan. ripresa. La Comunico che seduta si sente riprende, l'onorevole quindi io Sereno con ovviamente vi lascio l'elezione dei subito, deputati vi battenti. darò appuntamento alla prossima diretta, spero domani stesso, Già un voto e precedente appunto che bisogna avrebbe assolutamente che chiuda, vi saluto e mi raccomando, condividete il video che resterà sul canale YouTube, sulla pagina Facebook, sul mio sito castelforetto.it e basta, chiudo da notificatorio e tutto, prossimi approfondimenti, a presto, ciao!